Osvaldo Rigatoio sta seguendo in questo momento i lavori di asfaltatura di Via Raneiro, anche sopra il reperto archeologico, che in questo momento, vabbè, mesi fa fu tombato, ma ovviamente, facciamo una battuta, verrà asfaltata anche la mummia? Sì, purtroppo sì, asfalteremo anche la mummia, sì, in questo caso. E vabbè, questo nonostante la nostra richiesta, no, vi sapete benissimo che abbiamo presentato una mozione in merito, no, per la valorizzazione del Neolitico, ma poi va anche collegato alla valorizzazione dell'archivio di Stato, no? Sapete che stiamo cercando di recuperare quello spazio e quindi insieme a Piazza Sant'Agostino, insieme a Via Costantini che è San Pietrino, la chiesa di Sant'Agostino, l'archivio di Stato e il Neolitico, avremo creato un piccolo lembo di città con un'attrazione archeologica, turistica, penso di rilievo. Però chiaramente facendo l'asfalto tutto ciò sfuma, credo. Però a onor del vero, per questo tratto di Via Raneiro l'assessore ha detto che poi ci metteranno il San Pietrino, quindi c'è una pavimentazione diversa. Allora, vabbè, non è vero. Vabbè, no, sarà pur vero, però voglio dire, il costo dell'asfalto, cioè, è un costo che dobbiamo comunque affrontare adesso, no? E quindi magari quei soldi lì potevano essere recuperati o adoperati per fare direttamente il San Pietrino, non lo so, l'asfalto di Bonaventura probabilmente ha una visione diversa, non lo so. Quindi poi come Italia Viva presenterete altre mozioni? Ma non è questione di Italia Viva, è questione di cittadini. Cioè io penso che come cittadino credo che questa considerazione va fatta e va presa in considerazione. Ma a tal proposito è interessato anche il sindaco e adesso fra non molto dovrebbe venirci a trovare e fare delle considerazioni assieme. Ho chiamato anche l'assessore Cavallari, l'assessore ai lavori pubblici, per vedere un po' se lui era stato informato degli asfalti su questa parte di Via Raneiro, in considerazione del fatto del Neolitico.